Amici del Tuttocampo, buona serata, diamo avvio a questa nuova stagione e lo facciamo innanzitutto tornando in un luogo a noi molto caro, cioè il Caffè Amaranto di Via Trento Trieste, che per tante stagioni ci ha ospitato e che tornerà a ospitarci anche in questa stagione, in cui la nostra trasmissione diventerà itinerante, quindi andremo a trovare personaggi, addetti ai lavori, giornalisti, osservatori per parlare dell'Arezzo, un Arezzo che ha iniziato subito bene, dopo che le due sfide con la Lucchese si erano concluse, quelle di Coppa Italia alla fine con due pareggi e la sconfitta ai calci di rigore. Questa volta invece l'Arezzo è riuscito a vincere, ad espugnare il Porta Elisa. Tra l'altro l'Arezzo erano tantissimi anni che non riusciva a vincere con la Lucchese, sicuramente determinante l'espulsione di Castagna, che poi ha permesso, dopo un primo tempo che la Lucchese ha avuto diverse occasioni, di trovare la vittoria, trovare questo gol dipinto sul quale la squadra dal canto ha costruito poi il successo, in un momento molto caotico per il calcio, perché come sapete, nonostante il verdetto del CONI, ci sarà il TAR che ha sospeso di fatto il verdetto, e quindi la Lega Pro ha deciso, tanto per cambiare, di rinviare ulteriormente le partite delle squadre che potrebbero essere ripescate. Io saluto Agostino Iacobelli, che salve. Ritroviamo con piacere. Grazie, grazie, grazie a voi, grazie, salve. Allora, prima di parlare della vittoria, non si può non parlare di questo calcio, perché credo che, insomma, è abbastanza incredibile che, nonostante ci sia anche un verdetto del CONI, che poi ha perso 5 giorni per dire che non era competente, lo poteva dire subito, no? Che le squadre devono andare al Tribunale federale. Adesso c'è il TAR, non è tanto il TAR, è la Lega Pro che sospende, no? Per un ricorso davvero, sospende tutto. Davvero, è diventato veramente un casino qui in Italia, ma in tutte le categorie purtroppo, perché guarda anche... Scusa che mi devo salutare Marco, ciao, come stai? Ciao, grande Marco del Caffè Amaranto, che ci porta appunto il caffè e anche l'acqua per te. Complimenti Marco, so che stai facendo ottime cose. Sì, stiamo organizzando sempre nuove serate, nuovi arrivi. Di chi trovo queste? Di ritrovo, sì, per molta gioventù, molte. Buon lavoro allora. Grazie. Grazie, buon proseguimento. Grazie a te, grazie. Allora, poi il caffè quando vuoi, sì, ce lo possiamo prendere. Insomma, hai capito che la situazione è... ormai veramente qui è diventato un casino. Siamo al 20 settembre, una volta i campionati cominciavano a metà agosto, avevi già cominciato, adesso siamo a metà settembre e molti campionati non sono ancora iniziati, veramente... Purtroppo io accetto quello che hanno fatto in Serie B. Il campionato di Serie B deve essere 19 squadre, con 19 squadre che partono e arrivano alla fine, perché qui molte volte anche in Serie C si arriva a gennaio, molte squadre non hanno più fondi, non hanno più niente, quando poi più o meno già all'inizio le società che sono a rischio si sanno, quindi meglio poche ma buone che invece di fare un'insalatona senza avere un'idea però. E poi è strano, io mi sono sempre chiesto come mai, sì, e ci sarà una ragione immagino politica o di altra natura, cioè perché Gravina, presidente della Lega Pro, cioè a lui cosa gliene viene che la Serie B sia 19 a 22 squadre, di là che ha 3 squadre in più ovviamente in Lega Pro, però per lui dovrebbe essere un piacere, perché sono piazze come Catania, Nova, cioè questo che mi sembra strano, perché non vuole piazze? Fabio, l'hai detto, è una cosa politica, è una cosa di voti, di farsi votare, di prendersi un voto in più quando ci sono le elezioni. Purtroppo siamo in Italia, sei brutto dirlo, ma sai come funziona. Pur di prendere un voto in più all'elezione, pur di fare qualcosina in più per farsi votare, si accetta tutto. Quindi non ti meravigliare di nulla in Italia, perché purtroppo la situazione è questa. Che poi nel caso il TAR riammettesse queste società, quella Serie B che sarà la sesta giornata, settima, come la mette? Ma poi c'è anche, è tutta una catena, che poi c'è il Prato che in Serie D non si presenta perché aspetta. Ma è l'ennesimo ripescare. Ma veramente, guarda, siamo arrivati al ridicolo, veramente, guarda, io sono 40 anni che sono nel calcio, siamo arrivati veramente al ridicolo, guarda, credimi. Tra l'altro è comunque un campionato falsato, perché tu prendi il caffè che adesso lo prendiamo tutti, dico, è un campionato comunque falsato, perché queste società intanto già si è perso un sacco di tempo, queste società non giocano, poi andassero in Serie B dovranno rifare un po' il calendario, se rimangono qui dovranno recuperare le partite veramente. E con quale spirito poi, cioè queste cose adesso come si allenano da luglio e non sanno per quale campionato? Ma veramente, cioè, io te lo dicevo prima, ci sono delle società tipo Catania, Siena,
che hanno fatto delle rose, poi se succedesse il contrario bisogna che hanno fatto delle rose per la Lega Pro, perché è inutile nasconderlo, perché, però se dovesse succedere che dovessero essere ripescati in Serie B bisogna che due o tre tasselli in più li devi mettere, giocheranno da qui a gennaio, giocheranno 30 partite perché con tutti i recuperi che ci avranno, ma è un caos generale, guarda, veramente è diventato un caos generale più che il calcio italiano. Comunque, buon per Laghezzo che è partito bene. Tanto tu, avendo fatto molto bene alla San Giovannese nel passato campionato, conosci dei giocatori, ad esempio Kechi, poi conosci Pinto. Mosti, ragazzi che ho avuto nelle giornate della Fiorentina, sono ragazzi che conosco bene per la Gatti, che è un ragazzo che ho cresciuto. Quindi è una squadra fatta bene, a me piace molto, perché è una squadra mista a giovani con qualche esperto, giocatore esperto molto bravo. Secondo me la squadretta quest'anno ci darà, non voglio mettere molto, molto pepe, però darà soddisfazioni. Ecco, tra l'altro, ad esempio, ieri ha fatto molto bene, che non l'avevamo praticamente visto fino a questo momento, Basit, che ha dato forse quello che non si era visto nel precampionato. No, no, ragazzo molto interessante anche questo, sa giocare a calcio, intelligente, quindi ha fatto un'ottima partita, come tutta la squadra nel secondo tempo, perché il primo tempo si è un po', come dicevi te, si è un po' sofferto, Pelagotti ha fatto qualche buon intervento, però nella ripresa penso che la squadra sia venuta fuori e abbia meritato. Pelagotti, ecco, è stato un innesto sicuramente sì, determinato, che ieri abbiamo visto anche delle esultanze particolari dopo alcune parate, segno che si è calato veramente bene, no, in questa realtà. No, ma qui io sono andato a vedere spesso anche negli allenamenti, vedi che la squadra ha voglia, una squadra, come dicevo prima, la squadra fatta bene, misto giovani con qualche anziano, che anziano tra parentesi, che ha ancora voglia di fare sacrifici, ma le squadre le vedi negli allenamenti, vedere gli allenamenti dell'Arezzo vedi che è una squadra che dentro è viva, che ha voglia, che vuole fare qualcosa di interessante. Pelagatti l'hai ricordato, c'è chi sostiene un po', forse lo si è visto, anche se è presto ovviamente per esprimere giudizi, perché di fatto non si è mai giocato a parte questa sfida con la Lucchese di campionato, in avanti si dice che Laghezzo è un po' troppo leggerino, infatti la società, no, ha cercato fino all'ultimo momento una punta, poi in conferenza stampa è stato detto inutile prendere comunque un giocatore che di fatto magari ce l'abbiamo già in rosa, se dovevamo prendere facciamo uno sforzo per Floro Flores ad esempio, o comunque per uno che veramente ti fa fare il salto, altrimenti rimaniamo così. Ma secondo me è stata giusta l'idea della società, anche perché le punte, secondo me, io conosco bene Brunori l'anno scorso l'ho incontrato due volte e mi ha fatto una grandissima impressione, ora non so, forse facendo un pochino il salto di una categoria un po' accusato, però io guarda, da qui alla fine sono convinto che soprattutto Brunori darà grosse soddisfazioni a questa squadra, poi non prendendo Floro Flores ti sei sempre tenuto da parte qualche spicciolo per se dovessi andare a arrivare al mercato di riparazione, se le cose non dovessero andare benissimo, di prendere qualcos'altro. Però io sono molto fiducioso sui due attaccanti dell'Arezzo. A me piace molto Persano, ad esempio. Anche a me, però ti dico, io conosco... Ti punti più su Brunori? Sì, perché credimi, io l'anno scorso l'ho visto in due partite, poi sono andato a vederlo due o tre volte anche in altre partite che sono andato a visionare, mi ha fatto una grandissima impressione. È una questione di fiducia, perché lì, nella sua squadra lì l'anno scorso in Serie D aveva tantissima fiducia da parte della società, quindi secondo me mentre si sblocca, nel momento in cui si sblocca sto ragazzo, darà grosse soddisfazioni. Eh sì, perché insomma i gol li ha sempre fatti. Poi mi sembra che l'ha preso il Parma e poi l'ha girato, mi sembra che il Parma l'abbia investito su di lui, sì, e poi l'ha girato all'Arezzo. Quindi una Arezzo che potrebbe essere un po' una scheggia così, non dico impazzita, ma nonostante sia un girone comunque difficile, ieri abbiamo visto la Juventus B che è caduta con l'Alessandria, magari questo non ci si aspettava, però a guardare la carta, insomma, soprattutto se anche le squadre che puntano ad andare in Serie B dovessero rimanere in questa categoria, ce ne sono 5-6 che potrebbero ambire al primo posto, no? Ma l'hai detto bene te, ci sono 4-5 squadre che veramente non c'entrano nulla, Lentella, lo stessa Novara, Pro Vercelli, lo stesso Pisa ha fatto una buona squadra, quindi è un campionato molto molto duro quest'anno, poi c'è la metà classifica e poi ci sono le squadre che lotteranno, però io l'Arezzo la metto nella parte centrale, come dicevi tu, può essere quella squadra che poi sorpresa,
però ci sono 5-6 squadre veramente che non c'entrano nulla con questa categoria, sia come blasone ma anche come soprattutto come rosa. Anche la Carraghese si è rinforzata molto, tanto che ha vinto a Valanga. Due con l'Arzaghena, ma sai, però la Carraghese è una squadra un pochino, tra parenti, anzianotto, quindi alla lunga potrebbe un pochino pagare, mentre le altre rose sono fatte veramente bene. Io, se lo ripescheranno sicuramente nell'elenco che ho detto prima, qualcuno vincerà sicuramente il campionato. Tra l'altro hai citato il caso del Prato, la Sangiovese aveva la vittoria a tavolino, no? Perché se il Prato non si è presentato, di fatto. Non si è neanche presentato, i giocatori non sapevano neanche nulla, perché io volevo andarla a vedere, ho chiamato il ragazzo del Prato, neanche loro sapevano se presentarsi o no, l'hanno saputo sabato sera, ma veramente siamo arrivati veramente al ridicolo, guarda, veramente al ridicolo. Parere anche su Dal Canto, come ti sembra calato appunto nella realtà di Arezzo? Ma bene, anche perché secondo me lui è molto preparato, ho visto negli allenamenti, è molto preparato, è uno che sa anche parlare, usa i modi giusti per parlare, ho parlato con qualche ragazzo ed è molto contento, secondo me si è calato benissimo, sa che questa è una piazza che importante, che l'anno scorso ha fatto, tra parentesi, ha avuto un allenatore che ha fatto benissimo, perché abbiamo fatto una salvezza veramente che sta dell'impresa, quindi ragazzo molto umile che ha capito l'importanza di questo campionato, sa che quest'anno sarà un anno per l'Arezzo tra la sofferenza e il tranquillo, quindi si è calato benissimo secondo me nell'idea dell'Arezzo. Quindi ti chiedo, c'è questo giocatore che ancora non è pronto, che è Salifu, è ritornato in gruppo, se ne parla molto bene, come uno che potrebbe far fare la differenza a questa squadra, per la tua conoscenza che sì, ci dici? Sì, è un giocatore molto 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 interessante, però sai, io ho un'idea mia, è difficile che trovi il giocatore che ti fa la differenza, cioè è un buon giocatore che sicuramente darà una grossa mano all'Arezzo, perché uno che questa categoria l'ha già fatta e l'ha fatta anche bene, però da qui a dire farà la differenza ce ne vuole ancora tanto. Bisogna vedere anche fisicamente come sta, infatti, perché ha avuto questi problemi imprevisti. E ti chiedo anche, è anche la stagione di Piegoni, del suo ritorno, dopo che all'epoca aveva portato giocatori che poi hanno avuto un grande futuro dopo l'esperienza d'Arezzo, il lancio anche di Conte, eccetera, eccetera. E anche per lui è una sfida, tutto sommato, no? Ripartire da zero senza, come dire, allora c'era il Perugia che era fallito, quindi alcuni giocatori no, arrivarono da quell'area. Come lo vedi oltre 10 anni dopo di distanza? Ma guarda, Pieroni ha una conoscenza del calcio che va ben oltre il normale. È un uomo che l'ultimo bel campionato, si può dire che in Serie B l'abbiamo fatto con lui, quegli anni lì ha portato dei giovani interessantissimi e facciamo un campionato eccezionale. Io ho detto prima che l'Arezzo sarà una scheggia così, perché confido proprio nel direttore, perché il direttore non va in giro a fare figurette, quindi è una persona molto seria, grande conoscitore di calcio. Il mio dire che l'Arezzo quest'anno patirà molto, molto di meno e farà un buon campionato, anche perché ha un direttore sportivo che sa il suo ed è molto competente di calcio. Io ringrazio molto Agostino Iacobelli. Grazie a voi. Quando vuoi, anzi, se tu finché non lavori. Ah, voglio. Ci rivediamo lunedì prossimo. Va bene. Vai, un altro caffè. Grazie. È anche buonissimo questo caffè. Allora, tra poco andiamo avanti con altri amici Amaranto. E siamo venuti a trovare Stefano Butti. Intanto, come stai, Stefano? Bene, per ora tutto a posto, non ce la mettiamo, dai. Qui abbiamo una maglia alle nostre storica, spalle. Storica, sì. Senti, che ci dici di questo Arezzo vittorioso? C'era qualche forse timore anche per il precampionato, per la squadra nuova? Alla fine sono arrivati 3 punti che possono far comodo. Sì, no, sicuramente è un risultato positivo. C'era questa attesa per i campionati che sono stati continuamente spostati e non si sa ancora come stanno andando, però diciamo sono 3 punti fuori casa che fanno ben sperare, anche se poi già domenica prossima, da quello che si è capito, non dovrebbe giocare, quindi però insomma 3 punti fuori casa sono importanti. C'è l'ipotesi che anche se è ancora un'ipotesi, che è stato chiesto di anticipare a domenica il derby
di Pisa, che se no andrebbe di mercoledì, quindi diciamo anche per i tifosi, come è successo poi con Lucchesi Arezzo, di giocare a Pisa domenica, quindi potrebbe essere una buona idea. Sì, sicuramente sì, perché per la gente che viene a vedere le partite sicuramente di mercoledì è scomodo, poi di sera. Però il discorso è che questo campionato spezzettato così è veramente inguardabile. Io ho smesso di seguirlo per questo motivo, cioè una volta si andava allo stadio alle 2:30, alle 3 e c'erano tutte le partite, quindi una volta giochi di venerdì, una volta giochi di sabato. Però che i derby siano fatti di mercoledì mi sembra assurdo. Tra l'altro è un modo anche, cioè, con cui si falsa un po' il campionato. Sì, sì, anche perché le partite andrebbero giocate tutte uguali. Ora invece c'è l'usanza magari di fare giocare le partite tutti assieme solamente alla fine, ma penso che non sia regolare, anche perché io penso che un allenatore guarda la classifica sapendo che tutte le squadre hanno giocato e si regola in un certo modo. Invece magari guardi la classifica, c'è quella che deve recuperare due partite, quella che deve recuperare un'altra, quindi è abbastanza più complicato, diciamo, via. E a livello così di organizzazione, come ti pare, come si è approcciata questa società in questi mesi? Cioè ormai siamo usciti dalla fase di emergenza, adesso inizia la fase, no? È iniziata la fase di costruzione. No, questa società c'è da fargli solamente i meriti, perché hanno preso l'Arezzo in una situazione veramente disperata, sono riusciti a sistemare la situazione, quindi penso che non ci sia da chiedergli più che fare un campionato tranquillo. Penso che stiano mirando proprio a quella, quindi il fatto di aver salvato l'Arezzo è già un grossissimo pregio e complimento da fare a questa società. Sì, anche perché insomma c'è stato tanto da fare. Sì. Adesso quali difficoltà secondo te potrà incontrare? Perché Arezzo sappiamo, non è una realtà che ti aiuta magari quando c'è l'emergenza, poi quando magari le cose si tranquillizzano diventa più complicato. Sì, no, ora penso che i tifosi l'abbiano capito, che dopo quello che hanno visto l'anno scorso e la paura che hanno avuto, penso che si siano un attimo tranquillizzati e abbiano capito che c'è solo da costruire, da avere pazienza un attimino e vedere quello che riesce a fare questa società, perché effettivamente di soldi ne ha tirati fuori tanti, quindi ora con un po' di pazienza, ho detto, sembra che la squadra sia una squadra competitiva, quindi fare un buon campionato d'assestamento quest'anno per poi magari programmare qualcosa di più importante. Cosa hai pensato quando hai letto che il presidente forse avrebbe voluto anche vendere? Ma non lo so, sai, bisognerebbe sapere bene cosa c'è di vero dentro. Da quello che so io non mi sembra che abbia nessuna intenzione di vendere, anzi hanno preso l'Arezzo per fare qualcosa di importante. Poi sai, magari le vicissitudini strada facendo possono essere diverse, però per ora lasciamoli in pace. Poi penso che sicuramente questo risultato l'abbia motivato ancora di più. E tra l'altro è stato ricostruito da capo anche il settore giovanile. Sì, il settore giovanile hanno fatto questo accordo con l'Olmo Ponte, che non so fino a che punto sia vantaggioso per loro, perché insomma io penso che l'Arezzo deve avere un settore giovanile suo proprio, di proprietà, però non lo so, sono accordi che fanno, probabilmente anche perché si torna al solito discorso che sono in ritardo e non potevano farlo, vediamo poi in futuro cosa fanno. Grazie Stefano, sentiamo le interviste di Luca. Siamo partiti un po' troppo contratti, abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista del palleggio, che invece fino a questo punto era stata la nostra prerogativa. Al secondo tempo siamo andati meglio, un po' più sciolti, ci sta la prima partita a incontrare delle difficoltà, avevamo qualche esordiente, quindi tutto nella norma, siamo una squadra che deve crescere molto. La Lucchese come l'ha vista, mister? Ma è una squadra che il primo tempo è stata alla pari nostra, nel senso che la partita è stata in grande equilibrio. L'avevo detto ai giocatori che comunque sia questo campionato qua va risolto spesso per episodi, spesso per dettagli, è difficile vedere una discrepanza grossa tra due squadre in questa categoria qua. Altre domande per il mister? Le espulsioni. Abbiamo commesso un'ingenuità grave, perché la squadra che è in superiorità numerica in vantaggio non può perdere la testa in quel modo lì. Oltre a pagare oggi, paghiamo per le partite successive, perché perdiamo un giocatore importante. È un giocatore che arriva da una categoria diversa e si vede. Io ho sempre detto che il calcio lo spostano i giocatori e non gli allenatori, quindi questa è una dimostrazione lampante, meglio per noi che l'abbiamo, però comunque ne abbiamo altri giocatori che oggi magari sono apparsi un po' sottotono, che possono fare meglio di quello che abbiamo fatto oggi. È la prima partita, l'abbiamo pure vinta, quindi da un certo punto di vista ci può pure aiutare a proseguire il cammino in modo migliore. Ecco, questo è.
Sì, ma la statistica è fatta per essere smentita, quindi ci poteva stare prima o dopo, sarebbe successo. Bene. Altre domande per il mister? Adesso abbiamo subito una pausa forzata, dato che settimana prossima non giochiamo ancora per problemi appunto di calendario, di ci riguarda la Pro Vercelli in particolare, quindi era fondamentale almeno vincerla prima per far sì di non distaccarci subito appunto durante la pausa dalla testa della classifica. È stato assorbito nel migliore dei modi sia da me che dalla squadra, penso, nel senso abbiamo faticato un po' nel primo tempo, magari un po' di tensione, dato che appunto ormai sono più di 2 mesi che ci alleniamo e comunque sembra, ma non è facile mantenere alta la tensione e arrivare con la testa giusta dopo così tanto tempo. Avremmo dovuto iniziare quasi un mese fa il campionato e oggi però, dai, dopo la prima mezz'ora secondo me ci siamo un po' sciolti e il secondo tempo penso che la partita sia stata meritata. No, io sono uno che per fortuna le emozioni le riesce a gestire quasi sempre in maniera positiva, riesco a trasformare l'emozione in adrenalina per far sì di fare al meglio in campo. Poi vabbè, ci sta che siamo giovani, qualche errore si sa è sempre concesso ai giovani, però dobbiamo adeguarci al più presto al calcio dei grandi, perché secondo me avere dei giovani che giocano come dei vecchi oggi per la Lega Pro è fondamentale, dato che comunque ogni squadra ormai ha dei calciatori che arrivano dalle primavere, comunque ha degli under, quindi diciamo che la differenza ancora più del passato oggi possono farla anche i giovani. È stata una buona prestazione insomma da parte di tutta la squadra, sì, anche oggi io, diciamo, ho fatto una buona partita, portiere c'è, quindi le parate le deve fare ogni tanto, e a parte gli scherzi sono contento, dai, era tanto che non giocavo 90 minuti, e le sensazioni sono state positive, il primo tempo un pochino meno, però piano piano ci siamo sbloccati, insomma siamo riusciti a vincere la partita. Squadra giovane impostata sul non sappiamo neanche noi cosa, perché non abbiamo obiettivi, sinceramente non ci poniamo niente. Io personalmente mi pongo l'obiettivo di vincere partita per partita, poi vediamo quello che viene. Però insomma oggi primo tempo, come ho detto prima, abbiamo fatto un pochino fatica, soprattutto perché abbiamo calciato qualche pallone che il mister di solito non ci fa fare, quindi abbiamo fatto cose che non facciamo. E secondo tempo invece meglio, abbiamo iniziato a giocare la palla come si doveva e piano piano abbiamo trovato il gol. Un campionato strano, soprattutto è un po' una rottura, perché insomma penso che la Lega debba fare qualcosina in più su queste decisioni, dato che ci hanno fatto stare almeno un mese senza giocare e ora la cosa si prolunga. Insomma, mi sembra un po' una cosa diventata un po' un beautiful, diciamo. Quindi speriamo che passi veloce questo momento, anche perché siamo in un momento positivo, visto che abbiamo vinto, dobbiamo cercare di dare continuità. Non ci ho parlato con Belloni ancora, ci confronteremo alla ripresa degli allenamenti, tanto a caldo non conviene, però sicuramente ha fatto sì un errore, purtroppo gli errori si fanno tutti, quindi ci può stare in un momento in cui, sai, la squadra era in tensione e tutto, non è una scusante, però ci può stare, insomma, non si deve dare coltello a nessuno, diciamo, colpa a nessuno, quindi purtroppo l'episodio c'è stato. Adesso ci parleremo, e soprattutto insomma, perché eravamo in un momento delicato dove quei 2 minuti potevano diventare 5 o addirittura 10, quindi insomma ha sbagliato, però purtroppo ci sta. E concludiamo questa prima puntata venendo a trovare il collega Stefano Brandinidini. Ciao Stefano. Ciao Fabio, un saluto a tutti i telespettatori. Qui non si può non notare dei tocchi di Arezzo nel tuo ufficio. Dai, la retinità, Arezzo, Saracino, insomma noi siamo nati in questa terra, nonostante i tanti difetti che ha la mia città, io la amo, quindi ci sono assolutamente legato, e quindi è chiaro che ci deve essere. La retinità è presente in tutta la mia vita, nelle mie stanze e in tutto quello che faccio nella giornata. Allora, finalmente si è giocato, il campionato è iniziato, anche se poi è iniziato così per modo di dire, perché per alcune squadre non si sa mai se inizierà, e l'Arezzo, ecco, ha saputo soffrire al momento giusto e poi ha colpito dopo l'espulsione, la prima espulsione, insomma sono 3 punti d'oro a Lucca.
Allora, per quanto riguarda il campionato, credo che siamo veramente ormai ai titoli di coda di una vicenda che assume dei toni, direi, grotteschi. Insomma, qui non si riesce a prendere decisioni. Poi c'è una giustizia sportiva, una giustizia ordinaria che non segue quello che sono le decisioni federali. Quindi, insomma, qui si arriverà forse a metà novembre che ancora non si è capito chi gioca in C, chi gioca in B. E tutto questo fa male al calcio, allontana le persone, perché comunque allontana chi investe nel calcio, perché comunque specialmente in Serie C, ragazzi, trovare chi investe nel calcio è veramente difficile, perché sono campionati comunque, anche se gestiti al massimo, diciamo, del rigore, sono campionati a rimessa, quindi disamorano le persone. Quindi io, tra l'altro, dico apertamente che sono vicinissimo al presidente della Viterbese, il quale ha detto: io pago tutti, perché se c'è un pregio quel presidente che paga sempre tutti, però non iscrivo la squadra, non la faccio giocare, fate quello che volete. E loro, trovando la scusa che ci sono questi problemi, hanno accolto, diciamo, parzialmente questa sorta di ricorso morale che ha fatto la Viterbese, e quindi gli hanno detto che sospendiamo le partite. Poi gironi fatti alla Viva il Parroco con spese esagerate, c'è, cioè, la San Benedettese che va a giocare in Trentino, dove va a giocare in Austria, e invece la Viterbese che deve andare a giocare con la Sicula Leonzo. Cioè, follie totali di un calcio gestito perché il calcio purtroppo è gestito dalla politica e non è gestito dagli addetti ai lavori. Quindi anche nel calcio si deve premiare le poltrone politiche. Premiando le poltrone politiche mettiamo a gestire il calcio chi di calcio non ci capisce niente, oppure di calcio, oppure di altre cose. La politica dovrebbe entrare in quello che è il sociale, veramente fare il bene dei cittadini e non occupare questi posti di potere. Tornando all'Arezzo, direi un esordio oltre ogni pirosa aspettativa. L'Arezzo sicuramente il primo tempo ha sofferto, anche perché è una squadra comunque nuova e giovane, è una squadra però che ha messo in evidenza tante cose positive. Le cose negative non le dico, perché io sono un tifoso dell'Arezzo, quindi mi piace esaltare le cose positive, specialmente poi dopo aver vinto la prima partita fuori casa. Sarebbe anacronistico e stupido evidenziare qualcosa di negativo che ci può essere stato, che è normale. Positivo è che l'Arezzo ha trovato, secondo me, un grandissimo portiere, sia a livello tecnico che di personalità. Giovani interessanti, perché la prova di, sicuramente, di Sala è una prova ottima, la prova di Belloni era stata una prova eccezionale, macchiata dall'espulsione, dove peraltro ha più subito che dato, alla fine si è solo ribellato perché era stato aggredito, però una grande prova. Difesa, che comunque sia, un giocatore come Carlo Pelagatti in queste categorie gioca con la sigaretta in bocca, poi è uno di quelli che ci sente per questa maglia in maniera esagerata, quindi voglio pensare che quando entrerà anche Burzigotti, nulla togliendo a Pinto, che è un giovane interessante, ha fatto un paio di svarioni, ma ci stanno, la difesa è veramente messa bene. E poi la cosa positiva è stata, secondo me, la parte atletica. Questa squadra al secondo tempo è cresciuta, quindi svii dalla verità il fatto che l'Arezzo è andata in vantaggio dopo l'espulsione, perché comunque l'Arezzo il secondo tempo, specialmente dal quindicesimo, ha preso in mano la partita, e l'idea che se ci fosse una squadra che doveva segnare era l'Arezzo, ce la siamo fatta da tempo. Certo è che poi l'uomo in meno ci ha favorito in maniera importante, quindi questo sì. L'entrata di Buglio, che un giocatore ci ha visto interessante, importante, quindi io dico che poi dopo una vittoria è tutto più facile, si lavora più facile. Se l'è meritata questa nuova società, che comunque ha preso in mano una situazione disperata, perché a gennaio c'erano già chi faceva il trasporto all'Arezzo, poi improvvisamente è arrivato qualcuno che ha rivisolato l'Arezzo, quindi insomma i presupposti ci sono tutti. Certo è, qualcosa manca, ma credo che manchi a tutte le squadre. Ora la cosa importante è essere partiti bene, ma soprattutto aver visto dei sponsor importanti. Secondo me non mi interessa neanche io ho telefonato ad Anselmi, gli ho fatto i complimenti, perché ovviamente da retino c'è stata la sua mano e la sua impronta in queste sponsorizzazioni. Non è neanche importante il quantum, è importante che queste aziende si siano riavvicinate. Questo è un segno di retinità, che se le cose vanno come devono andare potrebbe essere il viatico, il primo inizio, la prima pietra per poter riavvicinare tanti imprenditori e fare in modo, insomma, che la casa Arezzo si ripopoli di gente di Arezzo, perché comunque io non me lo toglio dalla testa nessuno. Continuando a ringraziare Giorgio Lacava, il quale, insomma, lo vedo appassionato, voglioso, tutto quanto, ma il salto veramente di qualità lo facciamo e lo potremo fare solo se gli aretini torneranno un pochino in numero importante, dentro la società. Questo perché ovviamente siamo di Arezzo, e poi perché la storia lo insegna, insomma, che soltanto attraverso anche gli aiuti locali, che comunque stanno arrivando, e questo è un segnale estremamente positivo.
Anche perché, al di là che il caso, diciamo, si è chiuso, però abbiamo visto che quando magari c'è, chiaramente vieni da fuori con tutto l'amore che tu puoi avere, se però ti capita un'occasione, abbiamo visto che insomma, no, la cosa è successa, poi non è andata a buon fine, il caso è stato chiuso, però appunto, come dici tu, il passato ci insegna che più rigidità c'è. Ma è logico, ma sai Fabio, questi sono, ripeto, campionati dove le entrate sono quelle che sono e i costi fissi sono quelli che sono. Io non sono dentro l'Arezzo, quindi non posso parlare di numeri. Quando ci sono stato so quelli che sono i numeri e so le difficoltà che ci sono. Insomma, se vuoi fare le cose fatte per bene, o tu rischi facendo una mega squadra, vedi la Casertana, mi dispiace che suona il telefono, l'abbasso. Vedi la Casertana che ha speso quanto una squadra di Serie A, e quindi se non va in Serie B non voglio vedere come andrà a finire. Oppure gestisci i campionati valorizzando i giovani, portando avanti il settore giovanile, ma anche in questo caso comunque in fondo all'anno tracci la riga, sei sempre in rosso. Quindi è chiaro che uno che viene da fuori, se poi magari c'è un'occasione, può avere dei ripensamenti, specialmente se trova una realtà abbastanza tiepida come è stata Arezzo. Magari non sapendo che Arezzo è tiepida, perché comunque sia ogni volta che le retine si sono provate a riavvicinare poi hanno preso sempre le ciabattate, perché quando si è riprovato a fare qualcosa di buono è poi venuto fuori le ferrettiadi con tutte le situazioni che ci sono state e poi arrivando tutto il resto della ciurma, quindi diventa anche difficile poi convincere un imprenditore a dare i soldi per l'Arezzo, quindi è un po' un cane che si morde la coda. Però io credo che con un profilo basso, lavorando in un certo modo, con umiltà, cercando di non far credere insomma che volano gli asini, a poco Arezzo è una città di scaldamento lento, però è una città estremamente generosa, quindi ci sarà modo di riavvicinare le persone. L'importante è che questo programma veramente abbia un progetto triennale. Se tra 6 mesi siamo qui a dover discutere di un nuovo inizio, diventa un problema. Infine, purtroppo c'è stato questo brutto episodio, no, di queste 3 tifose che sono state accerchiate a Lucca, vetri infranti, persone insomma incappucciate, ecco, non si sono fermati neanche di fronte appunto che c'erano delle donne, comunque non è successo niente, grande paura nel dopopartita e poi ci sarà una denuncia, insomma è un episodio che ovviamente ci fa rivedere la rivalità tra le piazze. Tu hai fatto battaglie anche epiche in trasferta, dispiace che in questo caso, perché hanno tentato prima con una macchina che era davanti e c'erano dei tifosi, credo, di sesso maschile, poi non l'hanno raggiunta, allora hanno preso di mira questa seconda macchina dove non c'erano poliziotti, nonostante era una via vicina allo tutte stadio. Donne. Tutte donne, tra cui una settantenne. Questo dà lo spessore della grande mascolinità dei tifosi della Lucchese, a parte il fatto che sono cose ormai anacronistiche che non servono più assolutamente a niente, che poi sono il segnale anche di una grandissima viltà, perché se 20 anni fa, 25 anni fa ci poteva essere la sana scazzottata, ora insomma andare a aggredire una macchina con 3 donne, di cui una anche anziana, dà lo spessore di queste persone che probabilmente hanno delle frustrazioni più grandi di quello che può essere una sassata a una macchina. Credo che siano persone da mandare in analisi. Sono cose veramente brutte, ma su questo bisogna lavorarci assolutamente, perché poi se nel calcio, in questo calcio che poi veramente le vicende della Serie B, della Serie C, questo calcio televisivo, questo calcio spezzettato, non ci si riappropria della propria identità e quindi del fatto di tifare per la propria squadra, ma mettere anche in condizioni le persone di poter andare alla partita senza problemi, diventa un problema. Cioè uno non può pensare di andare a Lucca col figliolino dei 10 anni, la sciarpa dell'Arezzo, e dire se parcheggio la macchina in quel posto mi aggrediscono. È follia allo stato puro, quindi ci vuole riportare questo diventa il salto vero di qualità. Io penso al calcio inglese, penso a Londra che ha non so quante squadre in Premier League, quante in Serie B nella Champions e quante in Serie C. Io ho un carissimo amico che vive a Londra e mi ha detto: Stefano, ti giuro che in base a il sobborgo dove vivi, l'inglese va a vedere la squadra della sua contea, chiamiamola così. Quindi se sei di Chelsea va a vedere il Chelsea, se sei di una squadra della Serie C e c'hai comunque il Chelsea, lo stadio a 8 km, vanno a vedere la partita della Serie C. Questo per me è una cosa meravigliosa, ma che da noi sembra una cosa folle, insomma. Stefano, grazie davvero di questa chiacchierata, a presto, ci vediamo la prossima settimana.